Bentrovati con l'informazione di TRM H24 in primo piano. Ex Ilva, domani ispezione dei commissari straordinari nello stabilimento di Taranto. Intanto è iniziato il conto alla rovescia per il 6 febbraio, data in cui si tornerebbe in amministrazione straordinaria. Ascoltiamo. Domani, venerdì 2 febbraio, è il giorno dell'ispezione dei commissari straordinari in ex Ilva, mentre il 6 dovrebbero scadere i giorni per entrare nuovamente in amministrazione straordinaria, percorso già vissuto nel 2015 e che fa temere la bomba sociale a Taranto. Sembra aprirsi intanto uno spiraglio sull'indotto. Ieri sera ho ricevuto una telefonata dal ministro Urso, ha dichiarato questa mattina a Radio Cittadella il presidente di Confindustria Taranto, Toma. Abbiamo ribadito che serve ristorare le fatture scadute, altrimenti Taranto diventerebbe un territorio di cassa integrati. Il ministro ci ha rassicurati, i pagamenti dovrebbero essere risoluti, questo però va fatto entro pochi giorni, appunto prima del 6 febbraio, data per cui c'è il conto alla rovescia. Invitalia, ricostruisce il ministro Urso, ha attivato i meccanismi con una richiesta all'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia, che ha 15 giorni per rispondere. Credo che i 15 giorni si concludano proprio il 6 febbraio. Sulla base della risposta dell'amministratore di Invitalia, può chiedere direttamente eventualmente al Ministero l'amministrazione straordinaria. Il Consiglio dei Ministri ha intanto approvato ieri il decreto legge per tutelare le aziende creditrici dell'indotto. Il decreto, composto da 5 articoli, introduce una serie di misure per sostenere queste imprese attraverso le agevolazioni per l'accesso al fondo di garanzia delle piccole e medie imprese, la prededucibilità dei crediti, la tutela della filiera di Acciaierie d'Italia. Anche nella città dei Sassi è arrivata la protesta degli agricoltori, i quali chiedono garanzie sul proprio futuro. Il presidio è organizzato al chilometro 13 della strada statale 99 e proseguirà per le prossime giornate. Ascoltiamo i dettagli. In Basilicata continua la protesta degli agricoltori. Dopo le tappe nel Metapontino e nella zona industriale di Melfi, i manifestanti hanno raggiunto la città dei Sassi. Il presidio è organizzato al chilometro 13 della strada statale 99 e proseguirà per le prossime giornate. La protesta nasce per diverse problematiche, tra cui i rincari delle materie prime, i costi energetici fuori controllo, gli squilibri nella filiera che vedono le quotazioni delle materie prime agricole sempre più residuali, le difficoltà che interessano la nuova PAC 2023-2027, le criticità relative alla manodopera agricola, la legge finanziaria e i mancati esoneri contributivi, la reintroduzione della tassazione per i beni fondiari, l'eccessiva burocrazia, i danni da fauna selvatica specialmente dei cinghiali e le frequenti emergenze climatiche. La nostra agricoltura sta morendo perché le imprese agricole non potranno più sostenere questo tipo di leggi che comunque la comunità europea, il governo nazionale e anche regionale ci ha imposto. Chiediamo più attenzione, chiediamo che si smetta di fare i burocrati, si capisca qual è l'agricoltura del territorio, qual è il bisogno delle aziende che lavorano sul territorio. È giunta anche l'ora della città di Matera. Come sapete, gli agricoltori da un po' di giorni, anche quelli italiani, stanno manifestando. Noi siamo solidali con tutti gli agricoltori che comunque usano garbo e decenza e che pur essendo che creano un po' di disagio, però sono corretti. Noi vogliamo protestare contro tutta questa burocrazia che ci ha appioppato sia l'Europa ma anche il Ministero italiano, quindi noi vogliamo coltivare in piena libertà. Le nostre richieste riguardano varie tematiche. Intanto è la protezione del mercato, una tassazione molto più lieve, perché noi combattiamo già quotidianamente con le crisi climatiche, per cui non abbiamo bisogno anche di essere vessati dal governo italiano e governo europeo. Tagli alla sicurezza al Policlinico di Bari. Sul piede di guerra i lavoratori che sono scesi in piazza con un sit-in di protesta sotto Palazzo della Prefettura. Un
una gara d'appalto che potrebbe cambiare la vita a 81 guardie giurate e 66 unità non armate, personale al servizio del Policlinico di Bari, soprattutto nei momenti difficili legati alla pandemia da Covid-19. A sostegno poi del personale medico-sanitario in tante situazioni difficili e di tensione vissute nel nosocomio barese e non solo. Sono scesi quindi in piazza, in un sit-in di protesta sotto Palazzo della Prefettura, i lavoratori e i sindacati per ribadire la loro posizione. Questi tagli sono intollerabili. I livelli di sicurezza in questa fase storica vanno rafforzati e non diminuiti. Quindi da questo punto di vista ci sono tutte le condizioni perché i servizi di vigilanza armata e non armata nel policlinico debbano ricevere massima attenzione ed essere oggetto di un incremento, non di una riduzione. Si tratta di un taglio occupazionale pari al 45% per il personale armato e 13% non armato. Oggi è il premio finale che il 50% della forza lavorativa del policlinico, il policlinico decide di tagliare quel 50% delle guardie giurate. Tutto ciò andrebbe a compromettere un taglio del personale, ma soprattutto una grossa perdita del taglio occupazionale. Una voce dal basso che adesso spera in un incontro con il prefetto per cercare una soluzione utile, in attesa però anche di risposte dal mondo politico. Ovviamente la rabbia è tanta, fa rabbia ancora di più il fatto che oggi magari ci aspettavamo che le istituzioni dovevano stare al fianco di questi lavoratori. Mi riferisco soprattutto al Presidente della Regione e tutti i soggetti che ovviamente hanno quel potere decisionale per poter prendere in seria considerazione la nostra preoccupazione. Ci spostiamo in provincia di Lecce, dove due giovani sono stati denunciati per aver abbattuto un autovelox dopo essere stati denunciati. Ascoltiamo. Pizzicato oltre il limite di velocità da un autovelox, decide, accompagnato da un complice, di vendicarsi abbattendo la colonnina. È accaduto nei giorni scorsi a Ruffano, in provincia di Lecce, dove due giovani sono stati denunciati dai carabinieri. Secondo le forze dell'ordine, i due avrebbero danneggiato un apparecchio fotored installato in località Monaci, sulla statale 476, in direzione Santa Maria di Leuca. Gli indagati avrebbero tagliato i cavi di alimentazione, rendendo l'apparecchio inutilizzabile. Sono stati tuttavia immortalati da numerose telecamere di videosorveglianza poste lungo il tragitto che hanno compiuto. I carabinieri hanno quindi potuto rintracciarli in breve tempo. A denunciare all'arma quanto accaduto è stata la polizia locale di Ruffano. Dagli accertamenti sarebbe poi emerso che uno dei due pochi giorni prima era stato multato proprio su quel tratto di strada. Si è trattato quindi probabilmente di un atto di emulazione del cosiddetto Fleximan, una persona che nelle regioni del nord sta abbattendo decine e decine di autovelox, ma i suoi emuli salentini non è andata bene. Padre Davide Carbonaro è il nuovo arcivescovo per la diocesi di Potenza, Muro Lucano, Marsico Nuovo. Domani la nomina ufficiale in cattedrale a Potenza. Nuovo arcivescovo per la diocesi di Potenza, Muro Lucano, Marsico Nuovo. Si tratta di padre Davide Carbonaro, dell'ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio. L'annuncio ufficiale della nomina arriverà alle 12 di venerdì 2 febbraio nella cattedrale del capoluogo lucano. Padre Carbonaro è nato a Rosolini, in provincia di Siracusa, il 1 gennaio del 1967 ed è stato ordinato sacerdote il 3 ottobre del 1992 a Roma. Ha frequentato la Pontificia Università Gregoriana e nel 2022 è diventato vicario generale dell'Ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio. Ha svolto incarichi nella Diocesi di Roma, autore di numerose pubblicazioni e noto per il suo impegno in attività di comunicazione, dal momento che ha collaborato con diversi programmi radiotelevisivi attraverso cui ha condiviso contenuti religiosi, riflessioni spirituali e messaggi di speranza. Carbonaro subentra a Monsignor Salvatore Ligorio, dimessosi nello scorso mese di ottobre per raggiunti limiti di età. Rimaniamo a Potenza, dove questa mattina si è tenuta una conferenza stampa durante la quale è stato presentato il cartellone degli appuntamenti per le celebrazioni di San Valentino ad Abriola.
Tradizione, religione, sapori, amore, ma soprattutto partecipazione. È tutto questo la festa di San Valentino di Abriola, appuntamento per l'intera comunità per celebrare il loro santo patrono e che, come di consueto, riempirà il Borgo del Potentino di ospiti per assistere ai numerosi appuntamenti in programma. Infatti il folto calendario di eventi è stato presentato stamani nel Palazzo del Consiglio regionale a Potenza dal sindaco di Abriola Romano Triunfo e da diversi rappresentanti non solo dell'amministrazione comunale, ma anche delle tante associazioni che collaborano per rendere la festa un momento unico ed indimenticabile. In totale saranno 10 giorni dedicati che inizieranno giovedì 8 febbraio e che dureranno fino a domenica 18, un lungo calendario per raccontare tutte le sfumature dell'amore, e infatti questo uno dei claim della manifestazione. I momenti più significativi saranno il 13 con le celebrazioni religiose ed il 14 con l'accensione e la benedizione dei Fucanoi, i focolari, che vedranno coinvolti 4 dei 5 rioni cittadini, San Sebastiano, San Gerardo, Piazza Marconi e Rione Convento. Attività che partono il giorno 8, quindi con il villaggio di San Valentino, con la partecipazione delle associazioni, l'Azione Cattolica, il Servizio Civile, l'associazione Avis con la donazione, la pubblica assistenza, la partecipazione ricca quest'anno anche dell'Associazione Cuochi Potentini con la presentazione dei piatti legati alla tradizione di San Valentino, alla cultura, alla storia. Con il giorno 13, quest'anno anticipiamo la festa il giorno 13 in quanto ci sono le ceneri il 14, quindi il giorno 13 sono tutte le manifestazioni di natura religiosa, quindi la Santa Messa, la processione per le vie del paese la mattina alle ore 11:30, il pomeriggio la Santa Messa celebrata da Sua Eccellenza il Vescovo con la benedizione, questo avviene alle 17:30, e ci sarà anche la benedizione delle coppie che compiono il 25esimo anno di matrimonio, il 50esimo e il 60esimo con le giovani coppie che si sposeranno e saranno anche omaggiate dall'amministrazione comunale. Non mi trovo, la satira sui social di Pinuccio, in scena a Manfredonia. Non ci troviamo neanche noi, neanche i sindaci si trovano a Manfredonia. Sta mai così, tocca a Manfredonia, cioè, non lo sanno, hanno dato. No, qua hanno dato la cittadinanza onoraria ai commissari, prefettizio. Votano sempre, non so che cosa fare qua. Capita di non trovarsi nel mondo attuale, dove i social sono imperanti. A qualcuno capita di essere processato per la sua inadeguatezza, come ad Alessio Giannone in Arte Pinuccio, volto famoso della TV. Ironia, verità, denuncia e sorrisi sono il filo conduttore del suo spettacolo teatrale in scena anche a Manfredonia. Non mi trovo nella comunicazione social della famiglia, però delle famiglie comuni, no? Delle famiglie VIP, che quelle comunque, diciamo, hanno dato il là alle famiglie normali a postare tutto, quando si alzano, quando fanno la colazione, le feste, i battesimi, le comunioni. Non mi trovo, cioè meglio loro, io non mi trovo, perché rispetto alla mia famiglia, diciamo, vedo delle cose un po' diverse, diciamo così, diverse. E poi non mi trovo per una serie di queste, io vedo gli adolescenti, sono tutti belli, per esempio. Non lo so voi, ma io quando andavo a scuola erano tutti brutti. Quindi meglio loro, però diciamo, non mi trovo proprio in questo tipo di comunicazione, che poi mettono ste foto, capito, che stanno, che la temperatura della macchina è a 36 gradi. E me qui, cazzo mi frega a me. Cioè, nel senso, che cosa ti devo dire una volta che metti una foto del genere? Cioè, voi immaginate che prima le foto si stampavano, ma non voglio fare, come si dice, il boomer, prima si stampavano le foto, però le foto erano stampare un ricordo. Invece adesso sono degli editoriali, quindi hanno tutte delle caratteristiche diverse, devono essere belle, devono essere fatte in un certo modo, e anche il dolore, purtroppo, alcune volte viene manifestato in una maniera in cui non mi trovo, onestamente, perché in famiglia ne abbiamo avuti di dolori anche gravi, però c'era sempre una cortina che difendeva il dolore. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e arrivederci.